Francesco Palantoni ad Avellino al Teatro Carlo Gesualdo non è la prima No, volta non è la che lei. prima volta e neanche l'ultima, spero. Spero non l'ultima, sono stato varie volte e che dire, si dice sempre, ma ci vengo con grande piacere. Un po' potrei dire altrettanto, ma è vero, è molto, molto vero. Questa volta, insomma, ci vengo con un testo abbastanza, è più impegnativo, anche se lo sono un po' tutti, però, insomma, Shakespeare è una cosa che mi diverte molto fare. L'ho fatto tanti, tanti anni fa, all'inizio della mia carriera, feci Sogno di una notte di mezza estate, ma ero giovincello, ero imberbe e adesso ci arrivo con più esperienza, più età e più maturità. Una prima nazionale, per una produzione alla quale ha partecipato anche un attore irpino, Alessandro Preziosi, quindi per noi significa, ha un significato particolare questo. Eh beh, certo, insomma, è un bel rappresentante, no, Alessandro? Bello in tutti i sensi. Per cui io gli sono molto amico, tra l'altro, e mi ha chiesto di fare questa cosa. Io con grande gioia e grande divertimento, anche perché io faccio un personaggio molto ambito dagli attori, che è Malvolio, è un personaggio che permette di usare vari registri. Nella sua recitazione, nel recitare questo ruolo. Per cui, tra l'altro, ho trovato dei compagni di scena meravigliosi, veramente a parte bravissimi tutti. E poi io ero lo straniero della situazione, perché mi sono infiltrato di punto in bianco in questa commedia. Ho fatto, insomma, una settimana di prove, però, insomma, come se fossi
mi fossi integrato in una comitiva affiatata, ma mi hanno accolto con grande affetto, per cui siamo pronti a vedere che cosa succede. Mia gentile, permetti di dimostrare che se c'è una pazza, quella sei tu. Ci riesci? Non mi credi? Provaci. Ma ti devo catechizzare un po'. Vediamo. Mio caro topolino infarcito di virtù, rispondimi. Hai una cazza di meglio, divertiamoci così. Madonna, perché piango? Nella morte di mio fratello. Allora la sua anima deve essere all'inferno. Io credo che sia in paradiso. Vedi che la pazza sei tu. Non si piange per chi è beato tra i beati. Buttata fuori. Ma voglio, che ne pensi di questo buffone? Riuscirà mai a dementarsi? Ma certo, e le menta sarà tale che gli strazi dell'agonia lo scuoteranno. Quei mali che affievoliscono i saggi rispecchiano i mentecatti. Bravo! E allora che Dio ti mandi qualche accidente, giurerà la tua follia! Tobia, giura che io non sia una volpe, ma nascondi te per i tuoi fogli che tu non sia un malocco. Beh, rispondimi, Magolio! Stupisco che la signoria vostra si diletti della compagnia di codesto cialtrone. Lo vidi l'altro giorno scavalcato da un volgarissimo idiota che non possedeva più cervello di un ciottolo. Guardate, è confuso. A meno che non ridiate, non gli forniate ulteriori argomenti, è già muto. In fede mia protesto. Tutti quegli assennati che sghignazzano beati ascoltando i loro mazzi non sono migliori del loro berretto a sonagli. Quanto ti ami, Malvolio? Beh. È una malattia. Tu senti i sapori come chi si è guastato l'appendito. Uno un po' più generoso prenderebbe per lacci da uccelletti, quelli che a te sembrano palle di cannone. Un buffone non calunnia, non fa male, tutto più burla. Mercurio, concedi il dono di mentire, parla così bene dei pazzi. Considerata la sua esperienza, certo non possiamo aspettarci uno Shakespeare tradizionale. Ma intanto non è tradizionale anche al di là della mia presenza e anche la regia che non è tradizionale, anche se rispetta comunque la tradizione. Io ho lavorato con Armando Pugliese nei miei ultimi spettacoli, che sono stati sia Miseria e Nobiltà, che Uomo e Galantuomo di Edoardo. Pur rispettando la tradizione, ci divertiamo comunque a inventarci un po' di cose in più, lo rinnoviamo, tra virgolette, come freschezza di recitazione. E lui poi è un regista cinico, per cui ci mette sempre, dissacra sempre un po' tutto e ci mette sempre un po' di divertimento, un po' di gag divertenti, per cui anche questo spettacolo è disseminato di gag divertenti, per cui diventa veramente molto divertente. Al di là dei momenti divertenti scritti, ci sono anche dei momenti divertenti inventati, per cui la commedia è già di per sé commedia, ma sarà molto divertente, surreale, con un tocco proprio particolare. E io mi diverto, perché poi non posso fare a meno anche di metterci il mio zampino, quindi sarà un Malvolio Paolo Antoni. In salute di... Ah. Oltraggio morto. Ma qual è l'oltraggio? Negate che questo sia il vostro sigillo? Provate a scrivere diversamente, se potete, sia per la mano, sia per lo stile. Affermate che questi non siano vostri caratteri, né vostri siano i concetti, come conveniate dell'opera. Spiegatemi perché abbiate voluto così lusingarmi, tanto da farmi credere d'esservi invadita di me. E perché mai al confine dell'onore, quando la speranza di piacervi mi ha mosso a far tutto quel che poteva compiacervi, avete permesso che fossi rinchiuso in un tenebroso anfratto custodito da ignobili individui. Divenni così lo schermo ed il trasporto più videvole che il mondo abbia mai visto. Il labbro vivente, le
calze gialle, la gente intiera in croce. Datemi una sola ragione per farlo un dono. Una sola! E Dio me ne sarò grato. Mi è gettata addosso.